Radio Radicale, siamo con Giampiero Giulietti del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio della Camera e relatore sul decreto fiscale che ha ricevuto il mandato per l'Aula per questo importante provvedimento. Allora, innanzitutto, secondo lei ci sarà la fiducia sul decreto fiscale? Quanto è importante questo provvedimento che è stato accusato, come molti provvedimenti del genere, di avere delle norme omnibus? Sì, intanto probabilmente la fiducia ci sarà e verrà posta domani mattina. Il provvedimento è un provvedimento importante. Come tutti questi provvedimenti, sicuramente ci sono norme differenti tra loro, però intanto si parla dal blocco delle clausole di salvaguardia, quindi significa evitare l'aumento di IVA e delle accise, significa ci sono provvedimenti che riguardano, come si è detto più volte, l'estensione dell'equo compenso a tutti i professionisti. Si parla di emettere risorse, oltre 500 milioni di euro per il Fondo di piccole e medie imprese per il biennio 2017-2018. Vengono bloccate tutte le tematiche fiscali per le zone terremotate o colpite da alluvioni. Aggiungo che ci sono anche risorse per l'aumento, per l'implementazione del personale nel comparto difesa e sicurezza, quindi avremo più poliziotti, più carabinieri nelle nostre strade. Credo che sia un provvedimento che ha trovato ovviamente nel Senato alcuni elementi di modifica, ma che rappresenta un punto fondamentale per il Paese. Ecco, può essere definito un mille proroghe. Ci sarà poi il decreto mille proroghe perché, vista l'eterogeneità dei temi che vengono trattati in questo provvedimento, si sostiene che probabilmente non ci sarà, almeno qualcuno lo sostiene. Allora, è un provvedimento con tante questioni ovviamente eterogenee tra loro. Non si parla solo di proroghe, ma si parla di vere e proprie risorse che vengono aggiunte. L'unica proroga forse reale riguarda la rottamazione delle cartelle, ma sul resto parliamo di nuovi elementi. Per quanto riguarda il milleproroghe, bisognerà vedere la discussione con la legge di stabilità, che immaginiamo possa arrivare alla vigilia di Natale tra Camera e Senato, e capire la tempistica da qui ovviamente a fine legislatura, quindi si può ragionare se avremo il milleproroghe dentro la legge di stabilità o come sempre alla fine dell'anno. Ecco, sull'equo compenso che cosa è stato stabilito nel decreto fiscale per i professionisti? Beh, intanto viene esteso quella norma che riguardava gli avvocati a tutti i professionisti nel rapporto con la pubblica amministrazione. L'antitrust ha fatto alcune osservazioni. Io credo che l'antitrust abbia profondamente sbagliato, abbia preso un abbaglio da questo punto di vista, perché tra le questioni che pone l'antitrust c'è appunto il fatto che verrebbero penalizzati i giovani professionisti. Non ci si rende conto a volte che i giovani professionisti hanno difficoltà ad arrivare a 10.000 euro di fatturazione all'anno, non ci si rende conto invece di quanto sia importante avere un rapporto corretto con la pubblica amministrazione e come è altrettanto importante che non valga solo per gli avvocati. Credo che il Parlamento su questo andrà avanti fino in fondo, salvo poi ovviamente poter riprendere la discussione in legge di stabilità. Sulle bollette, che cosa è stato stabilito nel decreto fiscale e i tempi della fatturazione bloccheranno anche gli aumenti che sono stati che erano previsti delle bollette a 4 settimane? Allora, la fatturazione viene riportata al mese standard, quindi viene bloccata ai 28 giorni la fatturazione per quanto riguarda la telefonia e le pay TV. Quindi immagino che da questo punto di vista ci sia una risposta positiva. Quindi, saranno scongiurati anche gli aumenti, secondo lei? Adesso, intanto abbiamo scongiurato che la fatturazione a 28 giorni, che è comunque uno scongiurare un aumento per le tasche dei cittadini. Ecco, sullo stalking, che cosa c'è nel decreto fiscale? Ma ecco, sullo stalking ci sono sì alcune risorse, alcuni elementi, ma nulla di trascendentale da questo punto di vista. È evidente, vengono messe alcune risorse, ma non sono risorse che possono considerarsi esaustive, ma anche in quel senso è un passo avanti. Ecco, quindi non ci sarà più la cauzione, cioè la scarcerazione su cauzione? No, da questo punto di vista no. Viene rinnovato anche la concessione per il gratta e vince. Quanto vale questo tipo di concessione? Viene rinnovata la concessione, ora dare una quantificazione esatta sarei più in difficoltà, però non parliamo di cifre esorbitanti per il bilancio dello Stato. Un'ultima considerazione, che idea si è fatto delle critiche, che sono state fatte dall'Unione Europea a quello che sta facendo il nostro Paese sulle cifre del bilancio? Noi abbiamo visto che c'è stata una dialettica abbastanza vivace dopo che sembrava era stato tutto quanto appianato. Che idea si è fatto?
Ma io mi sono fatto l'idea che il governo e questo paese in questi anni ha fatto dei passi avanti notevoli, mettendo a posto i conti, trovando anche il coraggio con misure importanti di avere un PIL positivo di un più 2 mentre eravamo a un meno 2%. Credo che l'Italia abbia fatto la sua parte fino in fondo e credo che le pagelle l'Europa le debba dare anche ad altri, soprattutto a chi fino ad oggi abbiamo pensato fosse elemento di stabilità per il quadro europeo, invece vediamo che oggi forse un elemento di difficoltà per la stabilità europea. L'Europa faccia il suo lavoro, noi facciamo il nostro e sono convinto che con la politica attenta portata avanti in questi anni si possa anche ribattere a qualche critica ingenerosa fatta da tecnocrati che guardano soltanto i bilanci ma non guardano poi quello che serve davvero ai cittadini italiani e europei. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Giulietti del Partito Democratico, relatore del decreto fiscale sul quale probabilmente verrà posta la questione di fiducia. Grazie. Grazie a lei.